Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi faccio questo video non tanto vlog, ma per raccontarvi un po' una cosa. Ah ragazzi, noi pratichiamo uno sport che è il parkour, giusto? Uno sport che abbiamo conosciuto quest'anno, esattamente dalla fine di quest'estate, e che ancora non tutti noi pratichiamo proprio bene. Proprio bene, proprio significa andare in palestra, ecco. Ah, ragari, ragari. What the fuck, ragazzi. Inizio dicendo che parkour non è solo saltare, arrampicarsi, eccetera, come molti di voi pensano. Il parkour è molto più di questo, è anche uno stile di vita, ecco. Nel nostro caso è diventato proprio un hobby, che noi si può dire facciamo ogni giorno. Infatti vi farò vedere una clip che ho fatto oggi in una piazza dove vado io. E niente, ci vediamo dopo la clip. Ecco, dopo la clip posso continuare. Come potete vedere, io dall'ultima volta che non facevo parkour in palestra e che sapevo salire proprio malamente sui muri, ora invece ragazzi avete visto come sono migliorato. Questo andando in palestra, ecco, mia sorella è spuntata nel video, ti avevo detto di stare ferma, invece no, non si sta ferma. Comunque... anche se voi alcune persone vi dicono tipo se lo praticate, se lo volete praticare, se alcune persone vi insultano o vi dicono che è una perdita di tempo ciò che fate, lasciateli andare ragazzi, perché è inutile. Anche a me capita molto spesso, quindi ragazzi io non ci do conto e continuo a farlo. Poi ragazzi, volevo dire, se voi volete praticare il parkour anche dopo aver visto i nostri video, oppure anche se lo conoscevate ma ancora non lo praticavate, vi consiglio di praticarlo insieme a qualcuno, ecco. Perché ragazzi, una cosa molto bella del parkour è la condivisione. La condivisione nel senso, quando, che ne so, praticate il parkour, non lo fate soli, ragazzi. Cioè, fatelo in compagnia di qualche vostro amico, ecco, anche perché così fate anche tipo delle piccole sfide in chi impara una mossa prima, a chi la impara dopo. In questo modo giocate, però nello stesso tempo, ragazzi, aumentate la vostra bravura, ecco. E infatti noi ragazzi questo spot l'abbiamo imparato a fare tutti insieme, perché ragazzi soli uno stagna su una mossa e tipo non riesce mai ad andare avanti, invece con l'aiuto degli amici un po' si scherza e nel frattempo... si migliora. Ecco ragazzi, quindi se volete praticare il parkour, fate così, ecco. È una cosa molto importante, quando iniziate a saper fare una mossa, ecco, tipo avete finito di impararla e la sapete fare bene, non vantatevi, ecco, non vantatevi di ciò che sapete fare. Tipo ditelo che lo sapete fare solo voi, perché ragazzi, il parkour non si smette mai di imparare e ci saranno sempre persone migliori di voi. Quindi, ragazzi, ognuno pensa di essere più bravo di qualcun altro, e questo è vero, però ci sarà sempre qualcuno prima di voi che avrà fatto il parkour prima, molto, molto prima di voi, ecco. Quindi ragazzi, niente, questo qui era per me un pochino il parkour. Quindi voi non consideratelo solo un saltare o arrampicarsi, eccetera. Perché il parkour è proprio un hobby, una cosa che si impara negli anni. E quindi non è una cosa da sottovalutare. Quindi niente ragazzi, per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Bella ragazzi.